Ground shake. Ciao ragazzi, benvenuti in questa nuova recensione. Come vi avevamo promesso nell'unboxing, recensiamo questa bellissima pistola della Huey, che è la Glock, è il modello 18, ovvero quella che ha la raffica. Come avete già visto, abbiamo ordinato tutto da Safara Soft Air e, ripeto, sempre molto disponibile in tutto e per tutto. Andiamo a vedere la scatolina, apriamola. Troviamo il manualetto, scritto auto ovviamente, ok. Allora, selettore. Poi c'è scritto in cin 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 cin. Poi in inglese, spagnolo, tedesco, italiano. Qui fa vedere le solite cose. E qui l'esploso del fucile. Della pistola. Poi qui abbiamo queste due guancettine che potete metterle qua dietro per avere un'impugnatura più ergonomica, bene dalle vostre mani, e con il logo G, con la G. Poi abbiamo questo sacchettino con il pernettino per quando mettete le guancette, e questo lungo per... non so, potete usarlo per smettere da lì sopra, per rimuovere i pernetti. Poi non lo so cosa serve, non so neanche se ha uno scopo. Poi abbiamo il caricatore, che è tutto in metallo, tranne questo tappino qua. Al tastino per rimuoverlo, ma mi sembra un po' inutile. Cioè, lo rimuovete solo se volete smontare il caricatore, ma la valvola è comunque visibile. Qui c'è la valvola di espulsione, c'è la molla, però non hanno messo il blocco qua in fondo, quindi dovete tenerla giù e mettere in pallini, o da qua sopra o da qua sotto, che come vedete si allarga qua, ci mette dentro i pallini. E qua abbiamo i numerini, che in quella vera sono i proiettili. Adesso passiamo alla pistola. Ecco voi la G18 di quarta generazione dalla UE, pistola che è comoda, però dipende dalle vostre esigenze. Per esempio, se siete dei cecchini, io ve la consiglio, perché appunto ha la raffica, e anche in urbano, avendo un cecchino lungo 1,20 m e di più, insomma, è comoda, una bella pistola che devasta perché ha la raffica. Entrate, poi ha corpo questo basso in polimero, mentre il carrello in metallo come quella vera. Infatti pesa giusto, non pesa né troppo tanto né troppo poco. Poi qui abbiamo i loghi 18C Tactical 9x19, mentre non sono quelli originali, e qui altri loghettini tutti incisi, anche se sono finti tra virgolette. Poi qui abbiamo il tappino rosso, che si vede che hanno pitturato quelli del sito per precauzione. Poi qui abbiamo una slittina risper, torcia o laser, e qui la targhettina col numero di serie, e che funge anche da sicura, però vi consiglio di usare il grilletto, che se premete in parte, in base, premete anche il gas, se premete anche questo tastino va. Poi, come avete visto, il carrello si blocca indietro se c'è il caricatore, o perlomeno dovrebbe. Non sempre, nella mia non sempre lo fa, però vabbè, non è un problema, mettete dentro il caricatore e ricaricate al posto di metterlo e tirare avanti. Poi abbiamo appunto qua il selettore, così dove c'è un pallino è singolo, così invece è raffica, e la sicura appunto è il grilletto. Poi qui abbiamo dietro, dove potete metterci le guancettine, tasto per l'espulsione del caricatore, che se volete farla veloci, avete sul tattico, siete di fretta che state sparando, lasciate andare il caricatore, prendete quell'altro, e poi questo vi va a puttane. No, scherzo, sono molto resistenti. Poi ha le tacche di mina, sono molto belle, sono bianche, così le vedete,
E qui sopra è bello perché qua c'è la finestrella dove vedete la canna e qui un'altra d'estetica, al contrario di questa che è tutta liscia, però vabbè. Poi per smontarla togliete il caricatore, tirate giù questo tastino e questo di qua, tirate giù, fate indietro e avanti. Indietro e avanti. Vabbè, questa è la mia, però non riesco, non so come mai. Il principio è lo stesso, sono tutte così. E dentro più o meno uguale. Sì, cioè, è identica. Cambio un pochettino qua dietro perché appunto ha la raffica. E per rimetterla seguite slittine. E si rimette. Che magia, è già rimessa. Poi abbiamo questo bucherello qua che serve per il pollice per averlo un po' più potente. Prezzo è su Safara 116 euro, che è comunque abbastanza economico. Altri siti li vendono anche a 125-130, quindi insomma. Bene, questa recensione è finita qua. E ciao a tutti.